E ancora emergenza movida a Napoli, caos e schiamazzi fino a notte fonda, minorenni ubriachi in strada, feste abusive nei quartieri spagnoli, in piazza municipio aggrediti due giovani. Si fanno i conti con la decadenza dell'ordinanza comunale che imponeva la chiusura dei locali alle 2, accusano i residenti, comitati dei quartieri esasperati. La situazione, come era prevedibile, non è certo delle migliori. Serate sono diventate quelle di tutte le sere della settimana e già questo weekend abbiamo ricevuto come comitato filmati che alle 3, alle 4 di notte c'erano le strade affollate, si faceva confusione. E noi per evitare questo avevamo un insieme di 13 comitati, fatto una richiesta al sindaco che se gentilmente avesse potuto prorogare la ordinanza sino a quando fosse stato pronto il regolamento, perché è vero che si è letto sui giornali, sui media, dappertutto, tutti hanno dichiarato che è stato definito e stabilito cosa prevede il regolamento di polizia urbana e poi anche quello di patto di vivibilità nella città, però perché diventi effettivo bisogna aspettare che venga confermato, votato dal Consiglio Comunale. A Napoli non si placa neppure l'allarme criminalità, ancora una stesa nei quartieri spagnoli, 3 in meno di un mese. I raid armati per gli investigatori possono essere un botta e risposta tra clan del posto.